Nelle due giornate conclusive del MEP, Model European Parliament, che si svolgono nella Sala dei Baroni del Maschio Angioino, si è arrivati al cuore di questa importante iniziativa di simulazione del Parlamento europeo. Nell'Assemblea generale del 26 e 27 marzo, con il dibattito e le votazioni sulle risoluzioni, i giovani parlamentari concludono così la 42ª sessione internazionale del MEP. Diciamo che parte del nostro ruolo all'interno di questo progetto è proprio quello di escogitare sempre dispositivi diversi per garantire che il lavoro sia veramente produttivo. Il problema che si incontra è quello di un'assemblea che a volte può costituirsi come sterile, no? Quindi nelle sessioni regionali e nazionali cerchiamo sempre di sperimentare modalità per cui l'assemblea non diventi un luogo dove vengono semplicemente rovesciati i lavori che sono stati prodotti, quanto piuttosto un luogo veramente creativo di produzione critica di nuovi documenti. Il dibattito si è svolto tutto in inglese con interventi di pochi minuti, proprio come avviene nel Parlamento europeo. I documenti sono stati elaborati dai 120 studenti delegati dalle scuole superiori dei paesi europei, con 20 studenti universitari che si sono incaricati di dirigere i lavori delle commissioni. Gli argomenti delle risoluzioni sono quelli all'ordine del giorno dell'Europa e del mondo: i requisiti del mercato del lavoro europeo, la pace tra Israele e la Palestina, l'immigrazione nel Mediterraneo, le politiche energetiche contro l'inquinamento, la regolamentazione degli OGM, le politiche per l'eguaglianza tra uomini e donne, gli accordi tra Unione Europea e USA sul commercio e gli investimenti, la protezione dei dati personali. I giovani arrivati a Napoli il 21 marzo sono stati ospitati dalle famiglie dei loro colleghi italiani e nel corso della settimana hanno lavorato ospiti delle scuole e della rete napoletana del MEP, il liceo Caro, Panzini, di Giacomo di San Sebastiano al Vesuvio, il convitto Vittorio Emanuele II, l'ISIS Pagano Bernini, l'ISIS Siani. Il comune di Napoli negli anni scorsi ha ospitato le sessioni regionali di questa importante iniziativa di educazione alla cittadinanza europea, organizzata da ormai molti anni da un'associazione culturale senza fini di lucro che si propone di promuovere il protagonismo dei giovani nella costruzione dell'Europa.